Circa un anno fa ho comprato il mio televisore Hisense. Incuriosito sicuramente dal prezzo, l'ho pagato tranquillamente qualche centinaia di euro rispetto ai marchi più blasonati. Ora vi dico già che ne sono completamente soddisfatto, ma la storia non è tutta rose e fiori. Infatti io venivo da un televisore che non era smart e quando ho dovuto decidere che televisore acquistare, mi sono trovato davanti alla scelta di comprare una TV con Android o con il suo software proprietario. Ovviamente venendo da un televisore non smart e conoscendo Android TV, mi sono lanciato appunto su questa, ma mai scelta fu più sbagliata. Infatti, appena ho portato a casa il mio televisore Hisense con Android TV, già dall'inizio si notava un funzionamento molto molto macchinoso. Premettiamo, stiamo parlando di un televisore pagato 220 euro, non di un top di gamma. Però i lag erano veramente notevoli, perfino cambiare canali sulla TV normale lagava. Dopo 2 settimane ci ho fatto reso senza neanche pensarci 2 volte. Ero però rimasto completamente soddisfatto dalla qualità audio e dalla qualità video, le cose principali per una televisione. Soprattutto il pannello, nonostante sia LCD, si vedeva veramente bene con una nitidezza incredibile. Per questo ho ricomprato lo stesso modello ma con il sistema operativo nativo, ossia VidaU. Da qui l'esperienza d'uso del dispositivo si è completamente trasformata. Il televisore era super fluido, ha mantenuto la stessa qualità del display e le app funzionavano tutte. E per questo sono qui oggi, a distanza di quasi un anno, a parlarvi di come sono le TV Hisense. Ovviamente il mio modello tende a essere vecchio adesso, non vi consiglierei di comprarlo, ne sono usciti di nuovi, quelli che più vi consiglio sono sempre in descrizione, ma volevo parlarvi proprio della qualità generale e delle soddisfazioni che questo marchio, reputato da tanti una cinesata, in verità ci dà tantissima qualità ad un prezzo contenuto. Ma facciamo un focus sulla televisione. Il montaggio è stato molto semplice, l'unica cosa che ho trovato è che le viti dei piedini non erano filettate, quindi si fa un po' di fatica a montarlo, ma tutto normalissimo. Non ci sono particolari cose da mettere all'inizio, semplicemente mettete la password del wifi se volete utilizzarla appunto in modalità wifi, quindi per utilizzare tutte le app come Netflix, Disney Plus o Prime Video. Unica cosa che manca, almeno nella mia, è il cavo per le cuffie, però verificate modello per modello se c'è oppure no. Per il resto dispone di tutte le entrate che servono, quindi HDMI, porte USB, porte SCART e gli altri attacchi classici che hanno. Nulla mi è mancato. Molto utile per me è stato il cavo ottico per attaccarci un'ottima soundbar, perché io avendo la televisione incassata l'audio rimbomba tanto, quindi ho comprato una soundbar esterna che utilizzavo anche con la televisione precedente. Insomma, con 200 euro sono riuscito ad avere un'esperienza di utilizzo di un televisore veramente fantastica, molto meglio di altri televisori che ho comprato, molto più blasonati, ma che poi nell'effettivo avevano una qualità che non era assolutamente all'altezza del prezzo pagato. Vi faccio quindi uno sguardo di com'è la televisione in sé e un po' com'è, almeno nel mio modello, all'interno. Premetto che le televisioni nuove ora hanno un menu molto più completo, ma vi faccio solo vedere un po' come funziona. Questo qui è il televisore, come vedete io ce l'ho incassato nel mobile, però non è la migliore posizione per un televisore, in quanto gli altoparlanti che sono dietro tendono a rimbombare. Difatti, come vedete sopra c'è una soundbar, ma come potete vedere qui la qualità è davvero fantastica. Stiamo parlando di un televisore comunque da 230 euro, quindi non top di gamma, e vedete comunque la nitidezza dell'immagine. Anche a livello di telecomando veramente molto comodo, in quest'anno non si è assolutamente rovinato e abbiamo dei comodi pulsanti per richiamare le app direttamente dal telecomando, sicuramente fondamentale Netflix e Prime Video, manca solo Disney Plus, che però è presente all'interno come le applicazioni. Come vedete anche Netflix all'interno è molto fluido, si vede tutto senza problemi e non ho mai avuto problemi di funzionamento. Stessa cosa vale per Prime Video, anche se tende a essere un po' più lento. Non so perché, ma Prime Video lagga un po' di più, a degli scattini, e non è molto fluido quanto lo è Netflix. Poi cliccando sul tasto delle app troviamo tutte le app che ci sono nel televisore. Come vedete c'è Disney Plus, c'è anche DAZN, anche Disney Plus molto veloce, molto fluido e con una qualità fantastica. Lo stesso vale per YouTube, diciamo che l'unica app che tende a essere lenta è Prime Video e non so bene il motivo. Cliccando il tasto home andiamo nel menu principale della televisione, vediamo data, ora e meteo e un po' di cose che ci servono, comprese le impostazioni. All'interno delle impostazioni abbiamo tutto quello che ci serve: impostazioni dell'immagine, impostazioni del suono, configurazione di rete, insomma veramente completo. All'interno delle app, come vi ho detto prima, ci sono tutte le app ed è compreso anche un app store all'interno del quale ci sono davvero un'infinità di app, e qui è il menu, come vedete anche all'interno del menu, molto fluido senza problemi. Nel caso abbiate qualche dispositivo collegato, quindi ad esempio un lettore DVD o una chiavetta USB, andando su ingressi si possono gestire tutti i vari ingressi, ad esempio in questo caso ho una pennetta collegata. Ricordo comunque che sono presenti tutti i software di screen mirroring, quindi potete ad esempio far partire un video su YouTube e vederlo nella televisione,
basta semplicemente connetterla allo stesso wifi. Alla fine, con un televisore da neanche 300 euro, soddisfo tutte le esigenze mie e della mia famiglia. Veramente ha tutto il necessario, come avete visto tutte le applicazioni, la possibilità di fare screen mirroring, quindi far partire qualcosa dal telefono e poi vederlo sulla TV, la possibilità di inserire nuove app, la rete dell'antenna è sempre stata costante, non ho mai avuto problemi di ricezione e quindi mi ritengo completamente soddisfatto dell'acquisto. Lo scopo di questo video era condividere con voi l'esperienza che ho avuto con un marchio spesso considerato secondario o una cinesata, il quale però, come vi ho già detto, ci regala tanta qualità ad un prezzo comunque contenuto. Ovviamente ci sono televisori top di gamma di questo marchio che comunque costano, ma anche una linea economica adatta alle più comuni esigenze, che con un piccolo investimento vi regala una grande qualità sia video che audio. Per qualsiasi altra curiosità scrivete un commento qui sotto, vi lascio in descrizione le TV che secondo me sono le migliori in questo momento per questo marchio. Io sono Lorenzo e noi ci vediamo presto in un nuovo video.